Ora immaginiamo di voler modificare l'esperimento precedente spostando i due dischi d'acciaio in modo da dimezzare la durata degli 8 giri. Prima il tempo impiegato per fare 8 giri era 19,3 secondi, adesso immaginiamo di volere che il tempo si dimezzi. E quindi ci chiediamo i due pesi, gli stessi pesi di prima, a che distanza li dobbiamo porre dall'asse di rotazione. Ragionando intuitivamente, adesso l'accelerazione angolare deve essere maggiore. Diciamo che l'apparecchio di rotazione deve ruotare più velocemente di prima, quindi deve avere una maggiore accelerazione angolare. Questo sarà possibile riducendo il momento di inerzia dell'apparecchio. Cioè dobbiamo fare in modo che l'apparecchio offra una resistenza minore a farsi cambiare la velocità angolare. Questo lo otteniamo avvicinando i pesi all'asse di rotazione. Quindi ci aspettiamo una distanza minore dei pesi rispetto a prima. Prima era 20 cm la distanza D e adesso ci aspettiamo un valore minore e vedremo che infatti sarà così. Troveremo 7 cm soli. Partiamo sempre dalla legge di Newton rotazionale, quindi il momento torcente totale uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare. In questa equazione la nostra incognita è il momento di inerzia del sistema. Il momento torcente totale lo considero semplicemente R per F senza l'attrito, per semplicità. Se volessi fare un calcolo più realistico e più preciso, invece il momento torcente totale lo dovrei considerare RF meno il momento torcente dell'attrito che abbiamo calcolato nel video precedente. Ricaviamo con la formula inversa il momento di inerzia. Conosciamo già il momento torcente RF, l'abbiamo calcolato un paio di video fa, e dobbiamo dividere adesso per l'accelerazione angolare. Abbiamo detto che non è la stessa del video precedente o di due video fa, perché l'apparecchio di rotazione adesso impiega metà del tempo per compiere 8 giri, quindi l'accelerazione angolare adesso sarà maggiore di prima. La dobbiamo calcolare. E la calcoliamo proprio sapendo che impiega 9 secondi e 65 a fare 8 giri. Utilizziamo la formula dell'angolo descritto in fase di moto circolare uniformemente accelerato e ricaviamo l'accelerazione con la formula inversa. Questa formula ci dà l'accelerazione conoscendo l'angolo descritto che è lo stesso di prima. 8 giri corrispondono a 16 pi greco radianti e conoscendo il tempo impiegato che è 9 secondi e 65. Da questo calcolo risulta un'accelerazione che è 4 volte maggiore rispetto a quella precedente. Questo si capisce anche dal fatto che se il tempo deve dimezzare, essendo qua sotto il tempo al quadrato, il risultato sarà una accelerazione quadrupla rispetto a prima. Dal punto di vista matematico, infatti, è come dividere per un fattore un mezzo al quadrato, quindi si divide per un quarto, si moltiplica per 4. Se infatti andiamo a confrontare questo risultato con l'accelerazione dell'esperimento precedente, vediamo che è esattamente il quadruplo. Quindi andiamo a sostituire questa accelerazione nel calcolo di prima e così troviamo il momento di inerzia totale del sistema, che risulta giustamente minore del momento di inerzia totale dell'esperimento precedente. Infatti nell'esperimento precedente il momento di inerzia totale era 9,83 per 10 alla meno 3 kg metro quadrato, quindi si è sensibilmente ridotto. L'unità di misura viene fuori sostituendo al posto di newton chilogrammo per metro al secondo quadrato, poi si ricopia metro e si ricopia radiante fratto secondi quadrati che va al numeratore, radianti si toglie, unità di misura fittizia, dopo le semplificazioni rimane chilogrammo metro quadrato. Adesso abbiamo calcolato il momento di inerzia totale del sistema, ma questo momento di inerzia è formato dalla somma del momento di inerzia dell'asta più il momento di inerzia dei due pesi. Ricavo quindi il momento di inerzia dei due pesi, portando dall'altra parte il momento di inerzia dell'asta, quindi devo fare il momento di inerzia totale meno il momento di inerzia dell'asta, che era 1,43 per 10 alla meno 3 kg metro al quadrato. Il risultato, il momento di inerzia dei due pesi, è questo valore qua. La nostra incognita è D, la distanza tra l'asse di rotazione e ciascun peso. Questa incognita è nascosta dentro il momento di inerzia
di ciascun peso. Quindi dimezziamo questo risultato e troviamo il momento di inerzia di un peso, per esempio questo. E sappiamo che il momento di inerzia di un peso, che consideriamo come un punto materiale che gira su una circonferenza, è dato dalla massa di quel punto materiale, cioè di questo disco d'acciaio, per la sua distanza al quadrato dall'asse di rotazione. Quindi ecco qua la nostra incognita. Formula inversa per trovare questa distanza. Devo quindi dividere il momento di inerzia del singolo peso diviso la massa del singolo peso, che è di 0,105 kg, cioè 105 grammi fermapesi compresi. E il risultato alla fine del calcolo è 0,070 metri, quindi 7 cm. A questo punto non resta che fare l'esperimento ponendo a 7 cm di distanza i due pesi dall'asse di rotazione e misurare il tempo sperimentale effettivo che l'apparecchio impiega a compiere 8 giri. Ci aspettiamo che venga questo valore o più realisticamente un valore leggermente superiore a causa dell'attrito, che per quanto sia piccolo non è del tutto trascurabile e rallenta quindi un po' la rotazione, diminuendo un pochino il valore dell'accelerazione angolare. Quindi ci aspettiamo un tempo sperimentale vero leggermente superiore a questo.